la carrellata in Sèvre. Also Cheetahs Kings, Sudáfrica ovviamente, Scarlet, Osprey, sorry, Master, Leinster, Glasgow Warriors, Edinburgh, Dragons, Connacht, Cardiff Blues. Ebbene tutto Treviso. Capitano, mio capitano, che sensazione hai in questo lancio di questa sfida? Perché un Pro 14 è un passo importante direi per il rugby europeo. Allora, un bel feeling con tutti qua, tutte le squadre. Cioè, sembra che siamo tutti pronti per la nuova sfida, per la Guinness Pro 14. Se no, siamo pronti. Raccontami un po' più di te, perché alcuni ancora che si avvicinano al rugby forse non ti conoscono. E il tuo club formatore, dove sei, quanti anni hai? Allora ho adesso 31 anni, sono da Nuova Zelanda, cresciuto a Whangarei, un posto vicino a Auckland, Nuova Zelanda. E là ho giocato per Northland, Auckland e il Blues. E poi da là ho fatto un anno in Giappone con NEC Green Rockets. Poi là ho trovato un mio amico Hoti Low che ha giocato per Treviso. Lui ha detto che Treviso è uno dei posti più belli al mondo, mi aiutare a spostarmi la carriera a Treviso. Era Treviso o Venezia? Che è vicino. E che sensazione hai in questa nuova stagione con il gruppo, con tutto quello che state lavorando? Vedo che lavorate tanto, team building. Raccontami un po' come sta svolgendo la pre-season. Ora, è stato uno dei migliori pre-season che abbiamo fatto. C'è un nuovo gruppo, c'è qualità che abbiamo aggiunto con quelle Marty Banks che è finalmente arrivato, Manassi Mano, Fitu Douglas, Nigri, quelle giovani italiani, Riccioni, tutti bravi. Hanno Brex. Brex, mamma mia, Brex. Nacho Brex. Russa, sì, ci sono tutti. Tutti bravi, sono tutti pronti per giocare i titolari, quindi c'è un bel sfida tra tutti noi per la maglia delle prime 15, quindi abbiamo fatto tanto lavoro fisico, abbiamo dato montagna, fatto un bel team building, fatto le esercizi dove sì. Dobbiamo pensare anche lavorare, quindi abbiamo usato la nostra testa un po' di più. È una cosa che serviamo noi tanto. E ogni tanto il giocatore del rugby intelligente ci vuole, no? Sì, no, per me questa è una delle cose più importanti, perché siamo là fisicamente, ma manca un po' di testa ogni tanto, quindi sì. Facciamo un po' di autocritica, visto che io sono più vecchio e posso permettermi di chiederti. La tua autocritica personale, la parte più positiva come giocatore e la meno positiva tua, quello che ancora, anche se hai 31 anni, forse ti piacerebbe ancora migliorare. Ora iniziamo sempre con quello negativo, così meno positivo. Ora sì, ho un po' 31 anni adesso, quindi ho tanti fastidi al ginocchio che non è sempre bene attendere a Achilles, quindi fisicamente io posso essere un po' più meglio e questo avviene con tempo, devo passare più tempo in palestra, in campo, di fare quelle piccole esercizi che aiutano fisicamente. Dal lato più positivo mi piace il gioco aperto, e il touche che l'anno passato non è stato mio passione, ma dall'ultimo anno con Bortellami ho trovato una passione per le touche, mi piace di studiare le touche, di magari fare pochi trucchi. Mi piace questa area di gioco. Invece, come la chiamo io, la cucina, il gioco sporco all'interno dei mall, come ti senti, come ti vedi? Sai, mi hai chiesto quello 5 anni fa, risposto chiaro che mi odio, ma adesso invece sì, mi piace, perché
appunto, sì, mi sento più comodo là, e anche da un po' di tempo qua in Europa questo, il gioco è più chiuso, che sì, no, mi sento bello comodo là, le zone scuro, si dice. Sì, infatti, io lo chiamo il gioco sporco, no? E, tuo giocatore, tuo eroe, tuo giocatore favorito, preferito da quando hai cominciato a giocare, per esempio? Quando è stato giovane sempre Norm Maxwell, che è una seconda linea che ha giocato con l'All Blacks e Northland. Lui non è mai stato quello più grande in campo, ma aveva un cuore gigante, sempre... Tanta grinta? Sì, tanto, tanto grinta. Mi è sempre piaciuto di guardare lui. E adesso di quelli nuovi... È il mio preferito del sì, nuovo giocatore. Sì. Guarda, il giocatore che ha il più potenziale per me è Federico Rusa. Lui ha un skill set incredibile, legge il gioco bene. Io vedo lui come il futuro seconda linea in Italia. Io volevo aiutare lui tanto per crescere. Parlando all'Italia, come vedi la nostra nazionale e te con la nazionale italiana? Guarda, il tour estivo è stato un momento più bello della mia carriera, fino a che ho annunciato che sono capitano, ma no, veramente è stato un'onore di indossare la maglia azzurro, e spero che questa strada continui ad andare fino alla Coppa Mondiale. Come mai parli italiano meglio di me, che io sono da 30 anni in Italia e tu parli meglio? Ma non penso che lo parlo bene. No, ma bravo, come sei andato a... No, non ho mai andato a scuola, ormai 5 anni, 6 anni, quindi sì, forse ho imparato dal locale, dopo 2-3 birre vieni a parlare un po' più meglio, e ho preso questa conferenza di parlare in campo. Che hobby hai? Che hobby, che il tempo libero cosa ti piace fare? Oh, che hobby, scusa. Sì. Ho un budo francese, quindi mi piace andare in giro con lui. Se ho tempo mi sento bene andare a giocare golf, è una bella passione. Se c'è il tempo giusto andare a pescare, è una passione di pescare, ma qua in Italia è un po' diverso perché mi piace il mare. Il mare. Bella acqua fresca che non ho mai pescato, quindi... Famiglia? Io ho un fratello più grande di me che ha giocato rugby internazionale anche, ha giocato per il United Arab Emirates, okay. Lui ha giocato anche terza linea, seconda linea, ma non è tanto bravo, diciamo, ma sì, lui è l'unico fratello che ho. E tu è stato civile? Sposato? No, adesso sono single, sono in cerca dell'amore della mia vita. In Italia, sì. Ok. A chi salutiamo allora a questo punto? A chi allora voglio salutare tutte le tifosi di Benetton e rugby italiani. Spero che ci vediamo a Monigo quando giochiamo. Siamo tra poco già, perché giocate questo amichevole? Sì, abbiamo Zebre questa venerdì. Spero di vederti là e questo sarà un bel anno per noi, tutti insieme. Arrivederci, buona grazie. Continuazione, buon lavoro, buon anno. Grazie, grazie. Ebbene tutto il viso.